La scuola, il luogo dove vado perché ho accesso. Si sente questo rumore qua di motorini. Di base non ho più bisogno della scuola per accedere a una gran parte di informazioni. Un gran distacco dalla realtà, poi basta. La conoscenza era limitata ovunque, mai raggiunti nella storia umana. Di Elon Musk imparato a lanciare i razzi su Marte guardando video su YouTube. Le cose ormai ci sono, se vuoi imparare qualcosa le informazioni ci sono. E se voglio diventare un montemagno chirurgo lo imparo a fare su un canale YouTube. Ci sono. Imparo a fare il dropshipping. Già vecchie, il dropshipping è morto. Joe Rogan è morto. Montemagno chirurgo è morto. E ci sarà qualcos'altro, qualcos'altro, qualcos'altro. Quindi non farà mai in tempo la scuola a insegnarmi le cose. Ok? Chi è arrivato dopo ha semplicemente lavorato tanto e guadagnato poco. Un anno, 2 anni, 5 anni. Addirittura bombardati, poi basta. Io dovrei andare a scuola per capire come navigare. Ormai è anacronistica. Ci potrebbe essere una scuola del turismo che insegna Airbnb. Imparare Airbnb oggi è tardi. Basta. Faccio un esempio. Se sei un fotografo, è già troppo tardi. Già questo è futuristico. Addirittura, quindi niente. Quindi la scuola o si dà una mossa o è completamente bombardati, poi basta. Se tu puoi avere Google, Facebook, Amazon e poi in mezzo a loro bombardati, gli Stati Uniti d'America, la Cina, la Russia, qualche altro stato. L'immagine che ho in testa io è un esercito medievale con le carte bollate che combatte i droni con la carta di credito scaduta. Non ce la puoi fare. Poi ovviamente ci sarà anche questa classe inutile, viene tenuta in vita e lo Stato poteva permettersi di essere fuori dai maroni. Sono succubi poi di queste grosse aziende. Oggi quel buco se lo sono preso e questo è molto pericoloso. Ma può solo peggiorare. Io ho paura che non possiamo più permetterci di essere classe media. Nel senso che ci si troverà o dalla parte di chi sta veramente male, o dalla parte di chi sta veramente male. Suicidami! L'intelligenza artificiale generale impara da sola qualsiasi cosa. Poi questo pezzo di ferro si allargheranno fino a un certo punto. Le macchine andranno fuori dai maroni per portare 80 kg di carne, un po' bruttino dirla così, insomma. D'altra parte è anche meno probabile che ti spari, che per carità uno si abitua, ma non ci sarà più la sicurezza sul lavoro. E qui non ho una visione molto, molto positiva. Io la mattina non mi alzo, l'ultima invenzione che l'uomo farà, perché tutte le invenzioni successive le farà l'intelligenza artificiale generale. Singapore, lo diceva diciamo, il padre fondatore di Singapore, è riuscita a diventare quello che è diventata grazie all'ombrello, perché ha permesso alla gente in un paese così caldo, però abbiamo l'ombrello, quindi possiamo andare fuori anche se piove. Quindi diventerà sempre più comodo vivere, sarà sempre più facile sopravvivere. Adesso se piove non andiamo più fuori senza ombrello, vabbè. E poi non lo so, la verità non lo so. Lo scopo dell'uomo è davvero lavorare, cioè lo scopo dell'uomo, l'uomo ha bisogno di avere un lavoro per sentirsi l'ombrello e può darsi che l'uomo diventerà irrilevante come sono diventate irrilevanti a un certo punto le scimmie. Diamo per scontato che un giorno l'umanità finirà. Finirà perché a un certo punto quell'asteroide arriverà. O ci pensiamo noi con il riscaldamento globale o con una guerra nucleare, eccetera. Se nel frattempo abbiamo inventato l'intelligenza artificiale generale, siamo riusciti a staccare l'ombrello, che è la più, diciamo, il pinnacolo di ciò che ha raggiunto l'uomo, la stacchiamo dal carbonio, altrimenti, se non riusciamo a farlo, arriva l'asteroide con il dinosauro in groppa e la bomba nucleare attaccata. Finisce tutto. E a quel punto la domanda diventa filosofica: a cosa serve l'uomo? Siamo riusciti a staccare l'intelligenza, che riusciamo a farla girare su supporti, diciamo,
questa storia finirà con un finale. Aiuto. Insomma, facciamo la chiacchierata adesso. Ah!